ragazzi, visto che mi avete chiesto di fare un altro episodio, visto che ci sono anche altre cosa c'è, Pippo? Cosa c'è? Cosa vuoi? Dimmi tutto. No. Ah, giusto, nello scorso episodio ti ho detto che sceglievi tu. No. E quindi vuoi fare pure la intro? No. Famo fare tutto a lui. Pingu, fai la intro. No. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorente di Colocazzo. Siamo tornati in questo video dove cerco di sconfiggere gli SCP con queste magnifiche spade. E mi avete detto un sacco di cose sugli SCP, che per esempio lo 096 è immortale. E beh, questo potrebbe essere un problema. Ma non ti preoccupare, perché io conosco l'arma che può batterlo. Eh sì ragazzi, sono riuscito a scoprire un'arma potente, un'arma così potente che... Non vi spoilerò nulla. E non è la Broken Telekill Sword, comunque. Questa bella armacciola che fa delle robe... È leggendaria. Pingu, non stare tranquillo che tanto in sto episodio morirei lo stesso. Va bene ragazzi, a sto punto direi di iniziare. Oggi utilizzeremo questa spada che ho in mano, quella che ha l'ascensione e la descensione, e anche questa qua, questa spada qua, che non mi ricordo più come si chiama, se mi dà il tempo. La Draconic Blade. Riposiamola. Ok Pingu, ci siamo, ecco qua i nostri due nuovi laboratori degli SCP. Ci divertiremo un sacco. O morirò atrocemente, una delle due. Ok, allora, il laboratorio che scelgo per primo è questo. Questo laboratorio, dovrei avere la carta di livello 5. Ah, che bello. Oplete, siamo dentro SCP-053. Occhio, è un... Il mio telefono è diventato un SCP? SCP-053, SCP di livello giallo. Ed è la bambina, quella che mi vuole dare tante botte. Infatti ragazzi, la bambina maledetta è... picciolosa. Eccola, eccola, ho visto. Allora Pingu, non ti preoccupare, non ti preoccupare che... Non ti scambierà per un peluche, non ti preoccupare. Ok, questa bambina è una bambina davvero speciale. È una bambina mentalista. Veramente è una bambina di 3 anni, un pochettino specialina, specialotta. Noi praticamente non dobbiamo avere un contatto visivo con lei, se no ci manipola la mente. Cercheremo di attaccarla, già che più guai i suoi istinti omicidi. Ma lei ce li farà venire ancora di più istinti omicidi. Intanto ci attacca per prima cosa, e non è la cosa peggiore. Se noi cerchiamo di attaccarla, il suo danno arriva a noi. Specchio, riflesso. Quindi praticamente non so quello che succederà con questa, con questa spaducola. Ma se io provassi ad attaccarlo con questa spada, è molto probabile che sono io che volo al Team Rocket. Però la cosa bella ragazzi è proprio questa stanza, questa stanza di questo SCP, che è molto bella colorata. Praticamente lenzuola, giochi devono essere cambiati ogni 3 mesi, perché chissà cosa farà la bambina. Ci devono essere servizi igienici. Infatti quasi ragazzi c'è il bagno. Ah, Pingu, che cosa stai facendo? Pingu, ma cos'è che hai mangiato ieri? Ok, ora è il momento. Io adesso ti guardo intensamente e ho la spada in testa. Cioè in testa, a destra. Ora io ti guardo. Ecco, mi attacca ragazzi, mi attacca. Aspetta, sono stato io ad attaccarla. Adesso io ci provo, ma mangia. E attaccarla. No. Cioè proprio non posso attaccarla. Incredibile. Niente, a quanto pare sta arma per lei non va bene. Cioè guardate, io sono fermo e le colpi. E infatti Pingu, perché picchi le bambine di 3 anni? No, no. Scusa, mi sono scordato, è la sua abilità speciale. È sparita. Non è che ha anche la capacità di teletrasportarsi. Ah no, è qua, ok. Ragazzi, non posso ucciderla, è immortale. Non posso colpirla. Mob a me, perché vi devo far vedere la funzione di sta spada. Non uscire. Allora, vi faccio vedere un attimo la funzionalità della spada, che è probabile che non riuscirò ad utilizzarla.
Anzi no, devo riuscire ad utilizzarla. Creeper, Creeper, vieni qua, fatti vedere come voli. Creeper, Creeper, vieni. Wow, ragazzi, guardate come vola il Creeper, è bellissimo. Ascensione, descensione, morto. Sono stato sfortunato perché l'SCP 053 purtroppo ti ridà i colpi. Vediamo che succede con un altro SCP. Don't breathe. SCP 990, you look afraid. Don't be afraid. Il tuo ultimo sogno. Avrei incubi. SCP 990. Attualmente nessun tipo di contenimento è stato concepito per l'SCP 990. È generalmente un uomo maschio che indossa un vestito elegante appartenente all'epoca della Guerra Fredda, che appare nei sogni del personale della fondazione. Allora, volevo provare un altro SCP con questa spada prima di passare alla Dragonic, che magari è più potente e riusciamo a distruggere altri SCP. SCP Amber, non lo so che questo, quel numero sarà. Vabbè. Ok, SCP 173, la scultura. E dobbiamo sempre mantenere il contatto visivo. Se chiudiamo le palpebre, siamo schiacciati perché moriamo strangolati, però. Non ti preoccupare, Pingu, non ti farò strangolare, eh. Dobbiamo mantenere il contatto visivo, però io c'ho un'arma. Oh! Ok, SCP 173, mantenere il contatto visivo. Mi dispiace, SCP 173, ti devo attaccare. Funziona. Madonna, ma stai SCP, sono potentissimi. O è sta cosa che è scarsa? Lei vuole volare, eh? 1, 2, 3, stella. Ma porca miseria, sta arma non funge. Allora, io devo adesso uscire un attimo, se viene qua magari. Scappa, Pingu, scappa! Lo fa! Chiuditi! No, no, è dentro. No, è... meno male. Wait. Sono io dentro! Guardatelo dov'è, guardatelo! Fatto scappare, proprio un genio. Ok, cambia spada, cambia spada. Non farlo arrivare, cambia spada. The time is come. L'arma che può distruggere tutti gli SCP. Cioè questa arma. La E sta arma la devo utilizzare contro un mostro che ritengo uno degli SCP più pericolosi. E proviamo tutte e tre queste spade contro. Ho messo qua, ragazzi, in questo luogo assurdamente grande perché è l'SCP più pericoloso. Là c'è un SCP. L'SCP 682. E qua c'è il suo amichetto, l'SCP 079, che è un computer, però è un'intelligenza artificiale in teoria. E l'SCP 089 fa i dialoghi con l'SCP 682. Si vogliono molto bene. Guardate qua, è talmente aggressivo, ragazzi, che appena faccio così, appena dispenso un po' di maiali, vediamo, ragazzi. Oh, oh, guardate, li sta attaccando. Li ha attaccati. Attaccate i maiali. Ma no, ragazzi, è pericolosissimo. Questo qua ha appena visto i maiali. Allora, Pingu, come ti senti con questa spada potente? Pingu, sei invisibile. No. Pingu, sei invisibile. No. No. Pingu, è il momento. Hai paura? Lo so, hai paura. Purtroppo, appena passerai questa porta, ti attaccheranno, ma non credi. Eccolo. No, fammelo volare. Vola. Guardate come vola. Ah. Porca miseria, è potentissimo. Vola. Ragazzi, lo scontro epocale è appena iniziato. Dragonic Plate. Allora, forse fallo volare meglio. Allora, fammelo volare. E poi ti distruggo. Non so, dicono tutti che è mortale questo SCP, ma tu puoi sconfiggerlo. Fallo volare. Guardate come facciamo con le gambe. Fallo volare, Pingu. Vai. Pingu è più pericoloso di sto SCP 682. Guardate, guardate come è impazzito. È impazzito. Oh, pensavo togliessi di più. Uè, che fa? Vuole volare. Ok, no. Attaccalo e scappa. Aia. Stai morendo, Pingu. Stai morendo. Ti conviene. Ragazzi, forse è il momento di utilizzare un attimo la Dragonic Blade. Per poi l'ultima arma, quella più potente di tutti. Porca miseria, fammi vedere quanto togli. Dragonic Blade, provaci. 20 colpi. Aia, la coda. Grazie per questa coda di faccia. Colpiscilo più volte. Senzalo tu.
Porca miseria. L'orido SCP è più forte. No, ok, forse non è più forte. SCP più potente, L682, che sicuramente non sarà il più potente, ma uno dei più potenti e dei più aggressivi. E vi spiego anche il perché. Questa ha l'abilità estinzione. Ragazzi, questa arma ha l'abilità speciale che se attacco uno, tac, elimina tutti quelli della sua specie nel raggio ravvicinato. Ecco perché è potentissima. Per questo potrebbe essere potente quanto Broken Telekill Sword. Ora, siccome è un attacco esagerato, è probabile che quello che starò per fare mi ucciderà. Voglio uccidere l'SCP-096. Lo 096 farà una brutta fine. Ucciso per mano di un pinguino. Che destino crudele. L'abbiamo contenuto abbastanza bene che non si è uscito. Infatti è ancora dentro. Però non l'avevo chiuso così. Ragazzi, si è rinchiuso da dentro da solo. Quello che voglio provare è prima andare con la Dragonic Blade. Ragazzi, no, mi sta uccidendo. Fallo volare, ok, l'ho fatto volare. Niente, niente. Mi spiace SCP-096. Vediamo se mi ucciderà anche se sarà nell'oltretomba. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Spero tanto di non morire. L'ho ucciso. Abbiamo ucciso lo 096. Era immortale. Dove era immortale? Abbiamo trovato l'arma, oltre alla Broken Telekill Sword, che può ucciderlo e soprattutto estinguerlo. E nulla, spero tantissimo che questo video sulle spade di Minecraft vi sia piaciuto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi pollice in su per il prossimo video di Minecraft. E seguitemi pure su Instagram. Qua dal vostro Valenzio è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!